E bentornati o benvenuti. Oggi vorrei parlare con voi di foulard. Qui finalmente le temperature si sono alzate e ha anche smesso di piovere, ma soprattutto si sono alzate un pochettino le temperature e così finalmente la primavera è qua, sta anche presto per arrivare l'estate, almeno speriamo, e in ogni caso per me questo qui è il periodo ideale per portare i foulard. E l'altro giorno quando ho tirato fuori tutti i miei foulard dell'armadio per scegliere quale mettere per uscire di casa, mi sono resa conto che per ora non ho quasi mai parlato di foulard con voi e per questo oggi volevo proprio fare un video dedicato alla mia collezione di foulard. Come amante di foulard ne possiedo diversi e ne ho di quelli firmati e anche di quelli no name. Nel video di oggi voglio proprio solo mostrarvi o presentarvi quelli firmati, se però siete interessati anche a vedere quelli no name, fatelo sapere nei commenti che ve li faccio vedere veramente con piacere. E in ogni caso non sono tantissimi i foulard firmati che possiedo al momento, mi piacerebbe veramente comprare di più foulard firmati perché al momento compro sempre tante borsette come sapete, però anche i foulard sono sempre fantastici e mi piacerebbe veramente averne un qualcuno in più nella mia collezione. Però direi incominciamo in ordine alfabetico dei foulard firmati e il primo brand che vi voglio mostrare è Hermès. Hermès è conosciuto non solo per le borsette ma soprattutto anche per i suoi foulard di pura seta che hanno in varie grandezze. Esistono anche tantissimi altri materiali di foulard e anche di sciarpe che hanno, però adesso proprio io vi mostro i miei foulard che ho io e tutti quelli che ho sono di pura seta. Ne ho due, per quello vi farò vedere entrambi, come vedete li metto sempre dentro ancora nelle loro scatole e direi apriamo la prima scatola perché non mi ricordo in quale scatola c'è quale foulard e poi dopo appunto ve li mostro. Ok, allora apriamo questa qua. Questo qua non è il mio primissimo foulard di Hermès ma è il mio preferito, devo essere onesta. Questo qua è il modello Maison Carré. Esisteva ai tempi in diversi colori e io l'ho preso in celeste o diciamo color blu come potete vedere. Adesso lo faccio vedere, io lo trovo magnifico, spero che la videocamera lo riprende abbastanza bene, però guardate veramente è uno schianto, a me piace un sacco e magnifico. Se mi chiedete come lo indosso, ve lo spiego subito, metto veloce qui da parte le scatole, se no non ho posto. E prima cosa che vi voglio fare forse vedere in più a questo qua è che per avere le idee come indossarlo ho queste qua. Queste qua sono delle carte di Hermès che mi sono state regalate quando ho acquistato questo foulard e per chi non le conosce queste qua sono delle carte che appunto vi mostro veloce così potete immaginarvi meglio ed è anche divertente perché la prima carta che c'è sopra è quella che uso più spesso di tutte, per quello anche ovvio che è in cima. In ogni caso vi fanno vedere delle idee come si possono indossare i foulard e poi se guardate sul retro della carta vedete come dovete fare per raggiungere appunto come lo indossano sulla foto. Questo qua appunto è questo qui, dopo qui vi ho fatto vedere prima quello dove si indossa anche come accessorio per i capelli, che lo trovo anche qui una idea fantastica e ve lo giro così che potete sbirciare se volete. E comunque ce ne sono un casino di queste carte qua, io le trovo veramente molto ma molto comode. Ovviamente non sempre le uso, però spesso penso che siano utili perché non sempre ho un'idea come ho voglia di indossare un foulard, ogni tanto ce l'ho, però poi quando lo indosso mi dico, non so, non presenta così bene come vorrei. E per quello adesso direi, vi faccio anche vedere come si presenta indossandolo naturalmente come mostrano loro, o diciamo come lo indosso spesso io. Adesso non ecco tanto posto, per quello faccio un pochettino fatica qui a piegare su il mio foulard come lo faccio spesso, però ci provo, ecco, eccoci qua. Stavolta l'ho proprio fatto su semplice, così che anche non dovete aspettare troppo alla lunga, però io spesso lo indosso o così e poi ci faccio un mini nodo,
però così è quando proprio lo faccio spesso, che dopo però non lo tengo indossato tutto il giorno, così perché mi rendo conto che è anche un po' troppo spesso, però quando esco di casa per me diciamo il motivo principale di un foulard è di coprire qua il collo. Dopo, se naturalmente lo voglio indossare diversamente, ogni tanto lo piego anche a triangolo, o se no lo lascio indossato così. Proprio ci sono un casino di varianti come indossarlo. Adesso era proprio solo per farvi veloce vedere come si presenta quando è un pochettino piegato, perché naturalmente guardando il motivo intero è magnifico, però dopo varia anche la presentazione quando naturalmente un foulard è piegato, perché non si vede più tutto il disegno. In ogni caso, questo qua era il primo foulard che vi volevo mostrare. Vi ho anche già menzionato che appunto io uso diversi accessori per sapere come indossare il foulard, e le carte che vi ho appena mostrato non è l'unico accessorio che uso. Ne ho anche un altro, e prima di farvi vedere il prossimo foulard ve lo voglio anche mostrare, ed è dentro qua. Questo qua l'ho comprato nel 2015, se non mi sbaglio, quando sono andata a Parigi. Però dovrei riguardare la fattura perché non mi ricordo più se proprio l'ho preso a Parigi. In ogni caso ho un foulard, dopo che vi faccio vedere che però ho preso veramente a Parigi. In ogni caso apriamo e guardate, c'è anche un astuccino all'interno, veramente molto carino, e forse indovinate che cos'è. Si tratta di un ferma foulard. Allora, io ai tempi mi sono comprata questo ferma foulard di Hermès, spero che potete vedere bene il disegno. Questo qui è il davanti con su il logo di Hermès, poi da parte qui non c'è niente, poi il retro c'è scritto Hermès Paris e poi dall'altra parte anche niente. A me piace un sacco, e un po' di tempo fa, quando sono andata da Hermès in negozio a guardare la nuova collezione di foulard, ho visto che esiste ancora, però anche in una grandezza un pochettino più piccola di questa. Questa qui sarà di sicuro ideale per il foulard che ho io, perché questo qui che indosso al momento ha la grandezza 90, vuol dire, sono appunto quadrati i foulard, vuol dire 90 su 90, però esistono anche 70x70, esistono anche i twilly, e poi esistono anche un pochettino più grandi, che però la misura esatta di quelli più grandi non me la ricordo, per quello non ve la posso dire. In ogni caso non lo trovo male come idea che esiste anche più piccolo, perché ovviamente se uno compra il foulard più piccolo di 90, ci vuole anche quello lì un pochettino più piccolo. Al momento, a proposito, ho visto la nuova collezione di Hermès di foulard, e quello che mi piace tantissimo di foulard è quello della Ice Cream Collection, ossia quella dei gelati, veramente magnifico. Esiste in diversi colori, il foulard è grande 70 cm, allora 70x70, però esiste anche come twilly, veramente magnifico. In franchi svizzeri costa 400 franchi il foulard 70. In euro purtroppo non lo so, perché appunto sono andata da noi in Svizzera e lì c'erano solo i prezzi in franchi svizzeri. Però adesso direi, passiamo al prossimo foulard, visto che si tratta della collezione dei foulard oggi e non solo degli accessori che vi sto mostrando. E il prossimo foulard si nasconde dentro qua. Questo qua appunto, come già detto, l'ho preso a Parigi nel 2015, proprio nella loro prima boutique che avevano, ossia nella rue Saint-Honoré a Paris, e qui abbiamo questo qua. Io lo trovo magnifico, e il disegno che c'è su, adesso lo vedrete, si ripete diverse volte in vari colori, e si tratta dei tempi come si presentava la rue Champs-Élysées a Parigi. Eccoci qua, guardate qua, spero che potete vederlo bene anche qua con la videocamera, e vedete come è bello. A me piace un sacco, però devo essere onesta che questo qua in primavera praticamente non lo indosso mai, perché trovo che questo arancione o anche il rossone che vedete qua siano piuttosto colori autunnali, per quello io lo uso meno per la primavera, anche se ovviamente si può indossare quando si vuole, però io adesso appunto vi dico solo come lo indosso io. Adesso questo qua, diciamo, lo preghiamo uguale, così che avete un po' il confronto con quell'altro qua appena indossato.
Per favore, appunto, ricordatevi che adesso lo faccio solo per farvelo vedere veloce veloce. Ovviamente se lo piego diversamente si vedono anche altri colori e non è, diciamo, il metodo più elegante per indossare questo foulard. Se per caso volete anche vederlo con l'accessorio del ferma foulard, ve lo posso anche mostrare e ve lo faccio vedere qua. In ogni caso io i ferma foulard li uso tantissimo e ve li posso anche solo consigliare. Eccoci qua con il ferma foulard, ovviamente ognuno appunto può usarlo come vuole, però io ve li consiglio questi ferma foulard, potete anche comprarne uno che non è con il brand di Hermès naturalmente, però un ferma foulard lo trovo sempre molto carino. Adesso l'ho indossato così, così che avete il confronto con quello di prima e qui come vedete si vede un casino l'arancione, per quello per me è piuttosto un arancione scuro da usare in autunno, però anche lui molto magnifico. Non vi ho detto la misura di questo qua, anche questo qua è 90, ossia 90x90 cm. Il prezzo purtroppo non me lo ricordo più che ho pagato ai tempi, né di questo né di quello della Maison Carré. E quello che non vi ho menzionato perché mi sembrava ovvio, però mi scuso, sono naturalmente entrambi 100% seta. Perché Hermès è proprio conosciuto per i suoi foulard in seta. Adesso metto via naturalmente non solo l'accessorio ma anche il foulard perché ho ancora un qualche altro brand di foulard che vi voglio mostrare e il prossimo brand che andremo a vedere è Longchamp. Longchamp è stato il mio primissimo foulard firmato che mi sono goduta. Sono passati tanti anni da quando l'ho acquistato e veramente è un sogno. A me piace un sacco perché ha dei bellissimi colori, come vedete è color marrone che si lasciano abbinare con tutto. Anche questo foulard qui è 100% seta e devo essere onesta che io ai tempi conoscevo solo le loro borse e borsette e non sapevo neanche che avessero una collezione, diciamo che producessero foulard. Per quello quando l'ho visto mi è subito piaciuto un sacco e come vedete è ancora bellissimo, non c'è neanche un filo tirato e devo ammettere che lo indosso veramente tanto. Anche lui lo uso ogni tanto con il ferma foulard di Hermès che ho, perché appunto io trovo solo perché ci sia scritto Hermès sul ferma foulard non vuol dire che si possa solo usare per i foulard Hermès e così naturalmente lo uso anche per questo qua. Anche qui adesso lo ripiego uguale come gli altri due foulard, sempre per mostrarvi diciamo abbastanza uguale come si presenta il foulard. Eccoci qua com'è questo foulard qua. Qui appunto è bello marrone, io lo trovo magnifico, però appunto gusti sono gusti. Sarebbe anche grave avere un foulard nella collezione che proprio non si ama o non piace, perché appunto se purtroppo si compra e poi dopo un po' non piace più, sono dell'opinione che bisognerebbe venderlo, tanto anche per fare un pochettino di ordine nell'armadio. E poi bisogna essere onesti, se si può vendere, naturalmente si riceve forse ancora un qualche soldino che poi si può usare per un altro foulard che si forse si è visto e si dice questo qua proprio mi piace un sacco. In ogni caso, questo qua è anche l'unico foulard di Longchamp che ho, però comunque è magnifico e super comodo da indossare. E visto che abbiamo già passato anche il brand Longchamp, direi passiamo al prossimo brand con la L. È di Louis Vuitton. Questo foulard qua è l'unico foulard che possiedo di Louis Vuitton, sono sicura che tanti di voi lo conoscono perché appunto esiste un unboxing video, l'ho già fatto vedere una volta nei preferiti del mese e per quello per tanti di voi diciamo non è un foulard nuovissimo che non avete ancora visto. Se per caso però vi interessa la mia collezione di sciarpe firmate, fatemelo sapere nei commenti che ve la faccio veramente volentieri perché ho anche sciarpe di Louis Vuitton, Burberry, Karl Lagerfeld e anche di altre case famose. In ogni caso adesso oggi appunto parliamo di foulard e questo qua l'ho comprato a Parigi nel 2022 e appunto chi conosce i miei video sa di quale foulard sto parlando ed è questo qua con le mongolfiere. Questo qua veramente io lo straamo, non posso dirlo abbastanza. E questo
questo qua era sempre ancora in vendita da Louis Vuitton, se per caso vi piace potete ancora andare ad acquistarlo. Ai tempi, quando l'ho comprato io, allora ai tempi 2 anni fa, era l'ultimo foulard che avevano ancora, perché avevano detto che non lo producevano più, però adesso l'ho rivisto in negozio, non proprio questo colore, mi sembra che adesso abbiano altri colori, e poi naturalmente esiste anche qua il twilly di questo disegno. A me piace un sacco perché, se guardate bene, le mongolfiere trasportano borsette di Louis Vuitton, per esempio qui abbiamo la Neverfull, qui abbiamo altre borse e poi da qualche parte c'era anche una scarpa. Mi sembra, se vedo bene, che qui appunto abbiamo la scarpa. In ogni caso, veramente super carino come foulard. Anche qui veloce ve lo ripiego così che potete vedere come si presenta. A proposito, guardate qua, qua c'è la piccola Vivi. A me piace un sacco, la trovo così simpatica lei. E ecco qua, che adesso l'abbiamo piegato e anche lui lo mettiamo alla stessa maniera come tutti gli altri, e eccoci qua. 100% seta, grandezza 90x90. E ora direi passiamo all'ultimo foulard firmato che vi voglio mostrare, e mi rendo conto che forse non ognuno di voi lo conosce. Io devo ammettere, non lo conoscevo, l'ho conosciuto quando sono andata al Fox Town di Mendrisio, e si chiama Victor Rolf. Appunto, a me non diceva niente, però veramente lo trovo anche lui magnifico, e vedrete che è un colore che si lascia abbinare con praticamente tutto, perché adesso mi rendo conto che vi ho fatto vedere 4 foulard, tutti e 4 abbastanza colorati, forse 2 che erano abbastanza neutri, per esempio quello della Champs-Élysées di Parigi di Hermès e poi anche quello di Longchamp, però se no non sono diciamo colori semplici anche da abbinare. E qua adesso vedrete come sarà più semplice da abbinare questo foulard qua, e veramente questo qua è anche magnifico, anche lui a proposito 100% seta, e la grandezza devo guardare se dopo la vedo per caso, e guardate qua com'è bello questo qua. Ci sono su dei disegni delle modelle di quando appunto fanno i disegni per la collezione. Io li trovo magnifici. Adesso cerco anche di tirarlo più in su così che potete proprio vedere quasi tutto il foulard. E veramente lo trovo una meraviglia. Anche lui l'ho acquistato diverso tempo fa. Purtroppo non so neanche più dirvi quando e neanche che prezzo aveva. Adesso stavo guardando la grandezza. Purtroppo non c'è scritta, però guardando e confrontando con gli altri direi che questa qui è grandezza 70, però appunto purtroppo non lo so, per quello se per caso è sbagliata la grandezza scusate. Questo qua penso anche che non ci sia neanche più in negozio da comprare, e adesso anche qua lo sto ancora avvolgendo tanto per potervelo fare vedere come gli altri. E qui, come vedete, questo qua è già molto più classico e anche semplice da abbinare. A me piacciono i colori, per quello li ho anche presi tutti colorati, però ogni tanto lo trovo anche giusto averne uno che sia molto neutro. Mi rendo anche conto che, a dire il vero, non ho scelto la maglietta ideale per fare questo video, mi scuso, però appunto questo qui proprio non ci ho pensato di mettere forse un'altra maglietta dove era, diciamo, meglio per mostrarvi i foulard. Comunque questo qua adesso era l'ultimo foulard che vi volevo mostrare per oggi. Se vi è piaciuta questa tipologia di video dove vi mostro una qualche collezione che possiedo, vi lascio qui sotto la playlist delle mie collezioni. Se però avete voglia anche di guardare un altro video, vi lascio qui un'altra playlist così che potete guardare un altro video. E se no, come sempre, vi prego di iscrivervi al mio canale, che mi farebbe molto ma molto piacere. E se no, come sempre, una buona giornata, alla prossima e ciao!